Benvenuti, benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In questa puntata parleremo della programmazione delle aziende sanitarie locali, parleremo anche di un nuovo progetto di legge sull'agricoltura sociale. Sentiremo che cosa ha chiesto l'Assemblea Legislativa con due risoluzioni in tema di affollamento carcerario e di abolizione della vivisezione. Andiamo direttamente in Viale Aldo Moro per un approfondimento sui principali temi trattati dalle commissioni assembleari. L'Europa al centro delle commissioni. È iniziato infatti il percorso della sessione europea nelle commissioni politiche per la salute, politiche economiche e territorio. Sul tavolo un pacchetto di proposte per affrontare il tema del clima a 360 gradi. In particolare è stato affrontato il tema della normativa europea sul clima. Con il pacchetto pronti per il 55%, l'Unione Europea si pone come obiettivo quello di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 55%. E dal 2025 sarà attivo un fondo europeo per il clima, finanziato con oltre 70 miliardi di euro. E dall'argomento Europa passiamo al tema sanità. E la Commissione Politiche per la Salute ha votato le linee di programmazione e finanziamento per le aziende sanitarie del 2021. Sentiamolo dal servizio di Andrea Perini. La Commissione Politiche per la Salute ha approvato a maggioranza le linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per il 2021. Sono più di 9 miliardi di euro. Come Partito Democratico abbiamo votato a favore perché sono le risorse necessarie alle aziende per fornire i servizi sanitari ai nostri cittadini. Le linee guida che accompagnano i finanziamenti contengono anche le prime linee per l'assistenza territoriale, dove le case di comunità rivestiranno un ruolo importante. Per questo, come gruppo, abbiamo chiesto di poter approfondire in una commissione specifica l'assistenza territoriale che, come abbiamo visto durante il Covid, sarà il punto fondamentale per una qualità della nostra sanità rivolta ai cittadini. In Emilia-Romagna, come nel resto del paese, la sanità pubblica fa i conti con le ricadute, non solo economiche, ma anche strutturali e organizzative, determinate da quasi 2 anni di pandemia. Tra gli obiettivi del documento licenziato dalla Commissione sono indicate anche il programma degli screening oncologici, lo sviluppo delle case di comunità, la riduzione delle liste di attesa per la medicina specialistica e il piano di prevenzione. Ragionare sulla prevenzione anche nei prossimi anni sarà fondamentale. Vediamo quanto è stato importante essere pronti come sanità emiliano-romagnola a qualsiasi evenienza possa capitare. Veniamo da 2 anni, come sappiamo, molto complicati, ma la nostra sanità ha retto. Prevenzione, una partita importantissima che ci giocheremo sulle case di comunità, sulle case della salute, che sono già una realtà molto importante dei nostri territori. E quindi con convinzione abbiamo sostenuto questo documento. Di segno opposto il giudizio delle opposizioni. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marco Lisei, fra le criticità spicca il mancato recupero delle prestazioni sanitarie arretrate, avvenuto solo in parte. Critico anche Daniele Marchetti della Lega. Ci aspettavamo risposte più concrete per quanto riguarda l'accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie. Purtroppo non abbiamo letto nulla di tutto ciò se non un rimando a generici piani e richieste d'aiuto al sistema sanitario privato. Noi crediamo fortemente che il servizio sanitario regionale sia da potenziare, per questo abbiamo proposto di creare nuove economie di scala, mettendo in campo gare d'acquisto in rete anche con altre regioni, esperienze già portate avanti nelle passate legislature. Voto contrario anche da Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia. Primo perché ci sono ancora enormi criticità che devono essere risolte. Non si può parlare solo di Covid. Dobbiamo smettere di parlare d'emergenza. Oggi ci sono tantissime visite specialistiche da recuperare. Ci sono soprattutto gli screening oncologici sulle quali noi abbiamo fatto battaglie importanti. Dobbiamo andare avanti, capire cosa saranno le case della salute e come verranno curati tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna. In più ho evidenziato un problema, cioè il ruolo delle farmacie oggi fondamentali, ma alle quali si sta dando servizi sempre più ampi. Ad esempio, in questo documento è contenuto che siano le farmacie a dover fare lo SPID, non è un loro compito. Passiamo adesso alla Commissione Politiche Economiche, dove è in corso l'iter di un nuovo progetto di legge sull'agricoltura sociale. Si tratta di un modo particolare di fare
fare impresa nel mondo agricolo, dove la fattoria diventa un vero e proprio centro di servizi, la cura dell'orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale offrono nuovi stimoli per interventi di socializzazione, formazione e supporto all'educazione. Su questo progetto di legge si è svolta un'udienza conoscitiva, sentiamo che cosa hanno riferito le categorie che hanno partecipato a questo incontro nel servizio di Lucia Paci. Associazioni di categoria ed enti locali promuovono il progetto di legge sull'agricoltura sociale, illustrato nell'udienza pubblica della Commissione Economia. I punti principali del progetto di legge sono certificato di qualità, apposito logo ed elenco ad hoc per le fattorie interessate, formazione degli addetti, controlli sui requisiti e possibilità per i titolari di chiedere il divieto di caccia sull'area del proprio fondo rustico. Come CIA riteniamo che questo progetto di legge vada nella giusta direzione, proprio perché l'agricoltura sociale è un mondo all'interno del quale il ruolo delle imprese agricole, senza ombra di dubbio, può davvero dare una svolta in avanti. Quindi un'agricoltura che guardi un po' all'innovazione e un mondo del welfare che guardi al settore primario come un interlocutore privilegiato. L'obiettivo è valorizzare un settore in crescita che oggi conta 50 aziende e punta a coniugare sviluppo, rigore della qualità e formazione degli operatori per garantire i cittadini e i consumatori. Una nota a parte meritano i rappresentanti delle cooperative sociali. Hanno sottolineato l'esigenza di allargare i criteri di riconoscimento per chi fa impresa sociale in agricoltura. Sono classificate aziende, imprese che fanno agricoltura sociale se e solo se, come dice la legge nazionale, fatturano più del 50% in questa speciale attività, cosa che non avviene per le cooperative sociali o non avviene quasi mai in sostanza, perché sono comunque multisettoriali. Quindi nell'agricoltura sociale magari fatturano il 20, il 30, il 40%, non arrivano le soglie imposte dalle leggi e quindi non possono né riconoscersi come imprese di agricoltura sociale e tantomeno fruire dei benefici e dei riconoscimenti che la legge nazionale, poi la legge regionale adesso, ma a tutti i livelli appunto amministrativi sono previsti per questo settore. Le cooperative sociali fanno tante attività e quindi non fanno attività al 100% e quindi non avendo questa cifra purtroppo non vengono ricomprese dentro all'elenco. Speriamo che ci sia nella futura legge un elenco speciale almeno che riconosce questa attività, perché appunto in forma cooperativa agricola o anche cooperativa di lavoratori ci sono tante cooperative sociali che operano in questo ambiente. E ora torniamo in viale Aldo Moro per un approfondimento su alcuni degli atti di indirizzo approvati a maggioranza dall'Assemblea Legislativa. Abolire la vivisezione e modificare la legge regionale è la proposta della risoluzione di Silvia Piccinini dei 5 Stelle, emendata da Silvia Zamboni di Europa Verde e approvata dall'Assemblea. Sentiamo Piccinini. Riguarda l'aggiornamento della legge 20 del 2002, che è una legge piuttosto datata, che riguarda le norme contro la vivisezione. Partendo da un dato, ovvero dai 600.000 animali che vengono utilizzati nei laboratori in Italia, e l'Emilia Romagna purtroppo è una delle regioni che detiene il maggior numero di stabulari. È una tendenza che vogliamo invertire, utilizzando il più possibile metodi sperimentali che non facciano uso di cavie o appunto... E da una risoluzione a prima firma Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa, ma sottoscritta anche dal Partito Democratico, arriva la richiesta di una gestione meno centralizzata delle carceri e più chiarezza negli interventi di edilizia. Sentiamo Amico. Con questa risoluzione abbiamo chiesto alla Giunta di chiedere che il governo non costruisca nuove carceri sul territorio emiliano romagnolo, bensì finisca i cantieri esistenti come quello di Forlì e soprattutto si faccia carico di una richiesta che arrivava dall'Assemblea di potenziare le attività sulle pene alternative, perché le pene alternative possono essere una chiave sui reati minori ovviamente per alleggerire il carico che dentro gli istituti penitenziari è anche presente in Emilia Romagna. In questi giorni ha preso il via una campagna di comunicazione promossa dall'Assemblea Legislativa sui garanti e la tutela dei diritti. Prenditi cura dei tuoi diritti è proprio il messaggio che la campagna rivolge ai cittadini dell'Emilia Romagna. I garanti regionali possono aiutarti ad affermare, difendere e rappresentare i tuoi diritti senza costi.
I cittadini possono avvalersi della tutela gratuita del difensore civico, del Corecom, della consigliera di parità, del garante dei minori e del garante delle persone detenute. Tutte le informazioni sul sito garantiregionali.emr.it. E ora passiamo a temi culturali. In questi giorni in Assemblea Legislativa sono state inaugurate due mostre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Siamo in collegamento proprio dove è esposta la mostra I miei occhi ardevano dell'artista bolognese Giorgio Zucchini. Come potete vedere accanto a me alcune delle 70 opere dell'artista, che utilizza un metodo particolare con tempera diluita. La mostra è accompagnata da un catalogo a cura di Sandro Malossini. E sentiamo però l'intervento di Silvia Zamboni, vicepresidente dell'Assemblea, che ha partecipato all'inaugurazione della mostra. Un artista bolognese, un artista sul quale hanno scritto critici molto importanti, da Renato Barilli a Francesca Linovi, a Antonio Faetti, Gianni Celati, Roberto Scanavini. Quindi un artista che ha attirato l'attenzione di penne famose che si occupano appunto di arte figurativa. Perché è importante questa mostra? Perché fa parte di un percorso dell'Assemblea Legislativa di valorizzazione degli artisti dei nostri territori. E altra mostra esposta nel Palazzo del Consiglio regionale è quella di Caterina Orzi, Natura e Donna. L'artista di Parma ha voluto celebrare le donne che nel passato, così come in epoca contemporanea, si sono distinte nell'arte e nella politica. E l'elemento ispiratore è la natura. Sentiamo l'artista. Il mio lavoro è partito dalla violenza contro le donne, dalla violenza di genere. Questa mostra è una sorta di riscatto alla ricerca della bellezza. Devo dire che ho cambiato anche tecnica, perché sono passata dall'acrilico alla fotografia, alla decorazione su Forex, perché ogni volta che io posiziono un fiore, che è il motivo portante del mio lavoro, questo gesto che faccio diventa riflessione. Ed è una riflessione eterna ed infinita ed è stimolante per il lavoro che io sto portando avanti, riscatto e bellezza. Siamo al termine della nostra puntata, per rimanere aggiornati seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Grazie per essere stati con noi, arrivederci su queste frequenze.